1 maggio 2015, in occasione dell'apertura straordinaria dei siti del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, la Biblioteca Statale di Montevergine ha allestito una mostra documentaria e bibliografica per tracciare le fasi che hanno portato alla trasformazione dallo scrittore virginiano alto medioevo alla moderna biblioteca. La mostra è allestita all'interno della sala esposizione della biblioteca, la sala F, per accedere alla quale si passa attraverso una delle sale più importanti della biblioteca, che è l'auditorium, la sala H, che è impreziosita da questo rivestimento in legno che è un lavoro di recente esecuzione. Attraverso il varco della porta tagliafuoco si accede dunque alla sala F, che è essa stessa una sala che funge da deposito, in cui nelle pareti collocate, nelle scaffalature collocate a ridosso delle pareti, sono sistemati libri soprattutto di letteratura, argomento letterario. Al centro della sala sono le bacheche che sono state occupate da questa mostra, che significativamente abbiamo intitolato Dallo scriptorium alla moderna biblioteca, come sottotitolo Alcuni tesori in mostra, a testimonianza del fatto che questi documenti che sono esposti qui per lo più sono custoditi sotto chiave e non vengono dati in consultazione salvo casi eccezionali e comprovati. Nella prima bacheca, il documento forse più importante di Montevergine è il codice numero 1, un manoscritto in scrittura beneventana e gotica che narra il ristretto della vita dei miracoli alla morte di San Guglielmo da Vercelli, fondatore di Montevergine, dal quale risulta chiaro che contestualmente alla fondazione della congregazione ad opera del santo si avviò anche l'attività dello scrittorio virginiano, perché San Guglielmo da Vercelli, dopo aver dato avvio alla vita su Montevergine, ridiscese dall'ammonte e si recò a Bari, dove acquistò paramenti sacri e libri che trasportò a Montevergine e insieme con i suoi confratelli si diede alla copia di questi manoscritti. Pochi anni dopo, nel 1210, epoca a cui risale questa pergamena, la pergamena numero 1297, c'è un altro particolare importante che ci assicura sul fatto che l'attività dello scrittorio si avviava a consolidarsi. Questa pergamena 1297, conosciuta anche come lo Statuto dell'Abate Donato, dal nome dell'abate in carica che sottoscrisse il documento, reca tra le sue sottoscrizioni anche quella del Humilis Scriptor del monastero, e in particolare questa che vediamo in questa fotografia più grande, che recita così: Ego frater Landulfus Humilis Monacus et Scriptor me subscripsi. Quindi a questa data, 1210, l'attività dello scrittorio si era già abbastanza consolidata. Questo percorso cronologico si passa poi ad un grappolo di edizioni del XVI secolo che sono oggetto proprio in questo periodo di un'attenzione particolare, che dovrà portare alla stampa di un catalogo che dovrà avvenire entro i prossimi mesi. La prima di queste cinquecentine è del 1581, stampata a Napoli, autore Felice Renda, nato a Mercogliano, morto nel 1598. Questa cinquecentina è aperta alla pagina in cui c'è questa incisione che ritrae San Guglielmo che riceve l'esortazione a fondare una chiesa, e dopo questa visione il santo si decide di fondare la chiesa su Montevergine. La seconda cinquecentina del 1584, anche questa napoletana, Vica Quenze in particolare, si deve a Paolo Reggio, che fu arcivescovo di Vica Quenze, morto nel 1607, studioso di cose virginiane, anch'egli, e in questa cinquecentina incomincia ad affrontare anche la vita di primo discepolo di San Guglielmo, cioè Sant'Amato da Nusco. Terza edizione del 1585, anche questa napoletana,
Vincenzo Verace e anche Luigi Pino, nato a Mano Calzati, è teologo e docente nel seminario di Monte Vergine. L'ultima di queste quattro cinquecentine è l'unica che non è stampata tra Napoli e Vieche Guenze, infatti è un'edizione veneziana di Tommaso Costo, intitolata Storia dell'origine del sagradissimo luogo di Monte Vergine. Tommaso Costo, teologo a sua volta, morì nel 1613. Questo itinerario cronologico, gli ultimi due documenti sono questi due inventari. Il primo del 1694 è uno dei primi tentativi di stilare un catalogo organico dei libri che si possedevano a Monte Vergine. Questo inventario è sottoscritto dal padre Urbano Di Martino. Si legge la sottoscrizione in originale, infatti, in questo dettaglio. Secondo inventario è di qualche anno dopo, del 1763, è un po' più dettagliato di quello precedente, del 1694, perché cita in particolare le 18 scanzie, le quali era organizzata la biblioteca. All'interno di ogni scanzia c'erano poi una ulteriore suddivisione in lettera alfabetica dalla A alla F. Questo inventario è mutilo nella parte finale e, come detto prima, rappresenta i primi due tentativi di stilare un catalogo organico della biblioteca. Naturalmente, di questi volumi elencati in questi due inventari non è possibile riscontrarli con i cataloghi attuali, soprattutto perché questi due inventari del 1694 e del 1763 sono documenti con uno scarso valore scientifico, perché i libri erano elencati quando andava bene sotto il nome dell'autore o altrimenti sotto il nome del titolo, quindi non sono indicazioni precise tali da consentire un'esatta identificazione con i cataloghi attuali.